Oggi vi propongo una ricetta veloce da fare a casa, anche di recupero. Prendiamo a fare dei tartufi recuperando del pandoro. Se non avete il pandoro si può usare anche un panettone, anche delle torte, semplici ovviamente, non troppo, con delle creme all'interno. Ah, la prima cosa che vado a fare è sciogliere il cioccolato con cui poi andremo a glassare i nostri tartufi. Bagnomaria, quindi metto della panna, vado ad utilizzare un cacao 90%. E lo faccio andare. Nel frattempo prendo il pandoro, cerco già di ridurlo a pezzettini piccoli, lo bagno con della panna, aggiungo della buccia d'arancia e inizio a impastare il tutto. Una volta che il pandoro ha assorbito tutti i liquidi, inizio a prendere una piccola parte e vado a fare delle palline. Una volta fatte, l'ideale è lasciarle in frigorifero una mezz'oretta in modo che si rapprendano un secondo, oppure in abbattitore se l'avete a casa. A questo punto abbiamo formato i nostri tartufi, prendiamo del cacao in polvere, mettiamo su una placchetta e li passiamo nel cacao. A questo punto prendo il cioccolato, li vado a passare all'interno del cioccolato. Anche qui una volta fatti, l'ideale è farli riposare in frigorifero. Ora tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Una volta ultimati, possiamo andare a decorarli con delle granelle di frutta secca, quindi il pistacchio, delle mandorle, delle nocciole, oppure se vogliamo li lasciamo al naturale. Un'idea simpatica anche per i vostri bambini e soprattutto di recupero. Provateci, alla prossima.